barbato, io sono affettuosamente da me e a sua moglie, e poi è venuto a trovarmi il figlio che vuole intraprendere questa carriera. Per il momento lo fa come, insomma, come un hobby particolare, come uno sport, non lo so come forse si può definire, perché insomma entrando in questa magnifica, diciamo, questo è un lavoro, però entrando a parte di questa carriera non è molto facile. Io ho qualche consiglio sempre dato, insomma, alcune ragazzi più emergenti, insomma, di me, che io ho già detto. Allora ci sono sempre consigliati, per il momento fatelo come hobby, insomma, come passione, così più tardi nessuno fa qualche di me, va bene così, perché affacciandosi in questo ambiente per me è un'impresa molto facile, insomma, è una cosa abbastanza difficile, però per il momento io lo fa così per hobby, insomma, ci fanno, più spassionatamente. Ecco, mi fa pure una canzone secondese, va bene, vediamo un po'. Ma si può fare, qual è il problema? Però ho fatto tante canzoni a corte con tanti ragazzi, giuro che gli potrei dire un no a te, insomma, figlio di portare, ho preso subito. E lui si chiama Ivan De Falco. Grande.
quel di Cesare, lasciamo a Cesare quel di Cesare e a Franco da Monte del Gesù da Rubelli. Qui c'è in studio con me la piccola Ase, la figlia del mio tecnico del studio, insomma, che io la faccio un po' di occhiali, io ho visto che sta facendo la mano. Allora io non ne fatto, eccolo qua, e voi ovviamente poi ci saranno tante puntate, quando vuoi venire, tu già lo sai dove, a che ora mi puoi trovare qua, ovviamente il mercoledì, lo dici pure a papà, anche se papà non ha potuto venire per suo impegno lavorativo, ti aspetto mercoledì quando vuoi qua la processione. Bene, vai, non si faccia. Ivan De Fatto, vai!